Sono Giuditta Pini, ho 39 anni e sono candidata nella circoscrizione Nord-Est, che è Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Il libro è Mark Fisher, che è Realismo Capitalista. È un gran bel libro che consiglio a tutti di leggere, una critica, diciamo, al sistema capitalistico dei primi anni 2000. Poi si è, diciamo, la storia ha dimostrato che molte di quelle critiche erano corrette, e il film è Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, perché ci insegna il giusto approccio ai nazisti. Allora, se ho un pomeriggio libero, adesso ti direi che dormo, però se non dormo, magari sto un pochino sul divano a giocare a Death Stranding sulla Play, e poi alla sera un aperitivo con i miei amici, una birra in centro. Allora, quando ero bambina sognavo di fare la ninja, però poi ho capito che non era un vero lavoro, e quindi dopo ero passata al veterinario e poi alla fine ho fatto lettere. Il mio piatto preferito è la crema fritta, che se non lo sapete è crema pasticcera che viene fatta rassodare in frigo, poi tagliata a cubetti, impanata e fritta. Dunque, direi dovunque ci sia Andrea, che è mio marito, i miei gatti o i miei amici. Allora, il personaggio a cui mi ispiro, la persona, ovviamente variano nelle fasi della vita, diciamo. Sicuramente politicamente mi sono formata leggendo i libri del subcomandante Marcos, che era uno dei comandanti delle ZLN, l'esercito zapatista di liberazione nazionale negli anni 90. Però, insomma, anche a personaggi come Aude Pacchioni, che è stata una partigiana di Modena, amministratrice per tanti anni, che ha sostanzialmente inventato, ha contribuito a inventare il sistema degli asili nido in Emilia-Romagna. Anche se devo essere sincera, questa campagna elettorale, il personaggio che sta ispirando tutte le nostre giornate è Beyoncé. Allora, ci sono ovviamente molti momenti importanti. Penso che il più importante, se dovessi fare una cernita, sicuramente è stato quando sono entrata per la prima volta a Montecitorio, perché è stata una cosa incredibile che, insomma, mi ha emozionato tantissimo, e perché, insomma, è iniziato un percorso che è durato 9 anni, che per me è stato una delle cose più belle che mi potessero succedere, e quindi sicuramente quello è un momento molto importante. Penso di aver scelto di impegnarmi in politica quando nel 2001 c'è stato il G8 a Genova, e quando, insomma, vedendo le immagini delle persone che venivano, prima che manifestavano e poi che venivano massacrate di botte durante le cariche e tutto quello che è successo dopo. Quello è stato sicuramente un momento che non solo per me, ma penso per molte persone della mia età, è stato di svolta o nell'impegno o nel disimpegno. E per me è stato un momento di impegno. Gli direi di andare a votare, di votare il partito che li rappresenta di più, perché a 18 anni è giusto andare a votare il partito, il movimento di cui ti senti più rappresentato, però di andarci, perché i diciottenni e in generale i giovani in questo paese sono una minoranza, e quindi se non vanno a votare, le decisioni sulla loro vita poi vengono prese da una maggioranza di persone che ha un'altra età e che ha anche un'altra visione del mondo e delle prospettive e delle priorità che hanno davanti. Durante il terremoto del 2012 in Emilia-Romagna, io ero segretaria provinciale dei Giovani Democratici e ci trovammo abbastanza per caso a gestire, insieme a un po' di volontari, una palestra in cui c'erano 83 posti letto e 120 persone, e l'abbiamo gestita in maniera un po' rocambolesca per un mese. Ed è stato però bellissimo, perché diciamo, siamo riusciti a far conoscere persone che magari prima erano vicini di casa e non si parlavano, perché è stato un momento di crescita per tutti noi, e perché insomma, ci ha dimostrato anche che cosa può fare, cosa può essere anche fare politica. Dunque, in generale,
io mi arrabbio molto quando vedo chi ha responsabilità istituzionali o anche politiche di alto livello e che dice che mente spudoratamente. Quindi, se ti dovessi dire due episodi che ancora adesso mi fanno molto arrabbiare, ti direi sicuramente quando Luigi Di Maio disse che il Partito Democratico dell'Emilia Romagna faceva l'elettroshock ai bambini e li rapiva Bibbiano, perché era palesemente falso e lo disse più e più volte. E poi quando la Meloni è comparsa a Ravenna con gli stivali nel fango, ha fatto finta di essere filmata da un passante, che non era un passante ma era uno esponente del suo partito di quella città, e ha promesso che sarebbero stati dati soldi e rimborsi al 100% degli alluvionati, al 100% per gli alluvionati, e non ha dato ancora, lo Stato non ha ancora elargito un euro. È passato un anno e quella era una bugia. Per me l'Europa è la solidarietà ed è rappresentata in questo momento dalla flotta civile che sta nel Mediterraneo, quindi 12 navi di 12 associazioni ONG, due aerei, un centralino, fatto da persone che si sono prese su, hanno fatto dei debiti e hanno deciso di fare ricerche e soccorso in mare, perché gli stati europei hanno deciso di non farlo più. Dunque, in generale, perché ci sia ancora un'Europa nei prossimi anni, e in particolare penso che l'Europa si faccia sui diritti al movimento, quindi il diritto alle persone di spostarsi anche tra stati in sicurezza, e i diritti civili e sociali, che sono poi quelli che fanno di noi il continente più interessante, più ambito da tutto il mondo. È un posto in cui è bello poter pensare di vivere nel futuro, poter mettere su famiglia e essere se stessi. Questo si fa solo attraverso la garanzia prima dei diritti sociali e di quelli civili.